Allora, mister, come giudica la prestazione dei suoi al di là del risultato positivo? Noi non ci siamo espressi benissimo, però direi più che nostro demerito, direi anche merito del Picerno. È una squadra che in casa gioca a memoria su un campo piccolino. C'era grande entusiasmo oggi perché era la loro prima partita in un campionato mai fatto, quindi sapevamo che le difficoltà iniziali erano di affrontare una squadra molto aggressiva su un campo che loro conoscono benissimo, che giocano a memoria, un sintetico con tante difficoltà, insomma, di palleggio, di rimpallo. E fino a quando non ci siamo adeguati, è chiaro che siamo andati in difficoltà. Però, ripeto, è stata una partita molto aperta, con sia occasioni noi sia occasioni loro, dove potevano sbloccare anche loro il risultato. Chiro ne ha fatto delle ottime parate, però direi che anche noi ci siamo mangiati 2 o 3 gol fatti. Una partita A molto. proposito di Chironi, che a giudizio di più migliore in campo, proprio poi la miglior prestazione viene da un 97, ma sarà anche qualche mancanza della difesa che poi ha portato a un salvataggio di Chironi, a più salvataggi di Chironi? Ma noi abbiamo sofferto gli ultimi 30 metri perché loro erano gente molto veloce, tre punte velocissime che ci hanno messo in difficoltà nella velocità di gioco. È chiaro che quando poi va in difficoltà può capitare che possano arrivare a tutto quel portiere. Il portiere sta lì per parare, l'ha fatto oggi, l'ha fatto magnificamente, siamo stati bravi a soffrire e poi a pungere nel momento opportuno. Questa è stata la bravura della mia squadra. E poi balza dopo che hai prevalsa l'esperienza della squadra e dopo aver fatto il secondo gol, penso che poi alla fine ci sia quello da fare. Quanto a Lattanzio, i miglioramenti dopo il precampionato? Ma Lattanzio è un giocatore che lui è una seconda punta. Oggi era l'unico che potesse fare l'esterno. L'abbiamo messo lì. Ha fatto una discreta prova prima del gol, forse non è stato il miglior Lattanzio. Dopo il gol, direi che oltre al gol, poi dopo si è dato veramente un grande affare e ci ha fatto una grossa mano anche in fase difensiva, oltre ad avere anche un'altra occasione che ha avuto dopo il gol. Quindi, ripeto, alla lunga, alla fine, direi che è stata una buona prestazione.